Wendy è una donna complessa che sta mettendo in discussione la sua vita nella tranche de vie che viene descritta dalla storia. E nel mettersi in discussione mette inesorabilmente in discussione il suo rapporto con Dylan. Quindi Dylan dall'inizio alla fine subirà le domande che Wendy sta facendo tutto sommato a se stessa. La richiesta dello sceneggiatore era quella di caratterizzarla in maniera più profonda possibile, in quanto questo è un piccolo retroscena, si basa in maniera diciamo abbastanza romanzata su un aspetto autobiografico dello sceneggiatore, quindi era anche un po' una responsabilità per me quello di non darle un atteggiamento o un aspetto troppo stereotipato. Per quanto riguarda la caratterizzazione fisica di Wendy, ho cercato di darle uno spessore, diciamo, estetico, cercando un po' di spingere quelle che sono le caratteristiche di una donna un po' adulta, un po' più adulta, diciamo, delle solite compagne di alcune almeno, perché poi non è vero, insomma, non tutte, di alcune delle compagne di Dylan. E diciamo degli elementi che la caratterizzano in questo senso sono senz'altro le palpebre. Ho cercato di farla un po' spigolosa in alcune caratterizzazioni, cioè cercando di tenerla comunque interessante e piacente senza stereotiparla, appunto. Cioè, ad esempio, ha il naso leggermente adunco, aquilino, ha degli zigomi e un mento abbastanza spigolosi nel trattamento. E i capelli non troppo lunghi, e la caratterizzazione del personaggio passa anche da quello che è il suo outfit, tra virgolette, che più o meno rimane costante, anche se non sbaglio cambia uno dei cappotti, insomma, che indossa durante la storia, però per renderla comunque riconoscibile ho cercato di rimanere in un range di gusto di quel tipo di femminilità là, insomma, ho cercato di immaginarmi una specie di coerenza interna anche da quel punto di vista. Ho avuto molta libertà, nel senso che la descrizione dello sceneggiatore si concentrava più che altro sulle caratteristiche generali, quelle relative all'età e al carattere, diciamo, ci sono vari approcci alla sceneggiatura, quelli più descrittivi e quelli più, mi viene da dire, evocativi. E Giovanni forse fa parte più di questa seconda scuola, per cui si è concentrato molto su ciò che il personaggio doveva evocare in un lettore, lasciandomi buona libertà su come trovare la strada giusta per farlo. Una delle cose su cui ho lavorato di più sono gli atteggiamenti posturali. Per renderla più tridimensionale e profonda possibile, ho cercato di pensare ad alcune persone specifiche della mia vita e cercare di pensare, ad esempio, come loro tengono un bicchiere di vino mentre gli parlo. Cioè, non lo tengono magari in un modo, ho cercato di notare cosa succede nel quotidiano per alcuni dei tratti psicologici di alcune persone che poi ho cercato di usare e di inserire nel personaggio. In alcune situazioni è possibile farlo, è utile farlo, questo discorso, questa dinamica, diciamo, di trovare un input nel reale e inserirlo nel fumetto. Spesso, dipende poi dal genere, dal prodotto in questione, mi succede un po' il contrario, cioè mi succede di partire da una mia idea e poi a posteriori ritrovarla nella realtà, cioè magari dire, oh, toh, guarda, quella persona sta riproducendo quella mimica, o anche mi è successo, fuori dall'argomento in questione, però insomma mi è successo di ritrovare non so, una forma di un lampione che pensavo di aver inventato in un contesto a posteriori, quindi un po' dipende dalla mia capacità anche inconscia di immagazzinare da disegnatore, insomma, la memoria visiva, informazioni, quindi per poi ritrovarle semplicemente, non sono frutto di una creatività, ma semplicemente un ricordo. E a volte invece dipende anche dal fatto che la nostra testa fa caso ad alcune cose solo quando il focus, in quel caso, insomma, uno è proprio immerso in una storia quando disegna una storia e quindi tende a notare più quella roba, cioè più sensibile a quel tipo di input. A volte devo dire che leggendo la sceneggiatura di Giovanni, in questo caso avevo talmente tanto forte l'idea grafica che sono andato abbastanza sul sicuro, quasi buona la prima. Il mio consiglio eventualmente per uno studente di scuola è quello di non accontentarsi mai, cioè sono le eccezioni queste.
E io stesso, quando devo fare la ricerca di un personaggio, da quelli più importanti a quelli secondari, perché l'importante è creare un mondo in cui il lettore deve fidarsi del tuo sguardo, diciamo, è superare in qualche modo la naturale sfiducia iniziale di qualcuno che diciamo si deve affidare al tuo stile, diciamo, che in questo caso è un realistico, però sempre non iperrealismo. Insomma, quello che faccio io è una reinterpretazione, una sintesi della realtà, quindi hai in più l'onere di dover costruire una realtà, seppur modificata, ma credibile. Quindi il mio lavoro, appunto, è quello di fare più studi sui personaggi, anche su quelli secondari che magari si vedranno per una vignetta. Ho cercato di caratterizzarli tutti immaginandomi a volte anche, non dico una storia, ma un micro mondo dietro quel personaggio, da, che ne so, gli avventori del bar che si vede una scena, ad altre comparse che hanno un ruolo più fondante, insomma, nella storia. Per quanto riguarda i personaggi antagonisti, diciamo, ma antagonisti non nel senso di l'antagonista principale, ma di alcuni personaggi corollari, in questo loro contendere con Wendy, a volte le attenzioni di Dylan potenzialmente, a volte altro, non voglio raccontare troppo. E la richiesta di Giovanni era quella di contrapporre alla complessità di Wendy e di Dylan quasi uno stereotipo, quindi delle maschere, e per questo si rifà, come esplicito fin dal titolo, che non ricordo mai perché io ricordo quello di lavorazione, che era semplicemente l'isola che non c'è. E per questo Giovanni si era rifatto esplicitamente, insomma, a Peter Pan, e quindi tutte le figure anche mitologiche della storia originale sono riproposte e qui, diciamo, in maniera funzionale a quello che è poi il punto d'arrivo, che non voglio svelare. Sia i pirati che le sirene della storia sono necessariamente hanno nella loro caratterizzazione degli elementi quotidiani. Quindi avevo il problema di fare delle cose che avessero un approccio mostruoso, insomma, esteticamente spaventoso, ma che conservassero un ricordo e un richiamo a una persona che potresti incontrare quotidianamente, e sempre per dei motivi funzionali alla storia. E per quanto riguarda i pirati, poi svelo un piccolo aneddoto, ho esaudito anche una piccola richiesta di uno dei lettori più affezionati che io conosca, che è Alarico, che saluto, che ha voluto, insomma, che ho voluto omaggiare, diciamo, per la sua dedizione al personaggio di Dylan Dog, mettendolo tra i pirati zombie presenti nella storia. Per quanto riguarda il passaggio all'interno di questa storia, dal mondo onirico al mondo reale della storia, per creare uno stacco, Giovanni mi citava in sceneggiatura Dave McKean, che spero conosciate, è un disegnatore che con un approccio, uno stile molto, molto particolare, che varia dal pittorico al collage, a vari tipi di tecnica, insomma, molto sperimentale e super riconoscibile. Poi, quando mi è stata affidata la storia dalla redazione, abbiamo avuto un contatto diretto con Giovanni, ci siamo sentiti più volte al telefono. Lui, vedendo le prime tavole, mi ha lasciato completa libertà, anche in questo sono stato contento e fortunato, insomma, da questo punto di vista, per cui ho rispettato, spero, insomma, quello che era l'intento di Giovanni, cioè di creare uno stacco senza però farlo in maniera brusca, per un motivo sempre che non posso rivelare, per motivi di spoiler, insomma, se serviva comunque a mantenere un binario, che un thread union, diciamo, tra i due mondi. Quindi il mio obiettivo è stato renderlo più sfumato possibile, questo salto, cercando di creare come un rumore di fondo nelle scene più oniriche, e senza citofonare in maniera spudorata questo passaggio, come se nel lettore si dovesse conservare un po' il dubbio di quale se l'azione continuava nel mondo reale o meno. Allora, dal punto di vista tecnico e grafico, questo è stato un lavoro che ha segnato per me un passaggio proprio all'uso di un altro programma. Per quanto riguarda la mia parte della mia produzione totalmente in digitale, io ho sempre lavorato con Photoshop finora. In questo lavoro, per la prima volta, ho sperimentato questo doppio binario, nel senso che il disegno l'ho trattato con Clip Studio, che è un programma che nasce per disegnatori, al contrario di Photoshop, che nasce, come dice la parola stessa, per la post-produzione fotografica,
E questo mi ha permesso di avvalermi di una serie di vantaggi che proprio nascono con un occhio particolare al fumetto. E quindi ho fatto bianco e nero con Clip Studio e poi sono passato al trattamento della colorazione con Photoshop. Per quanto riguarda la coerenza grafica, è uno dei punti su cui mi sono scornato di più nel corso del mio percorso lavorativo. Mi è sempre capitato di lavorare contemporaneamente a più progetti, ognuno con stili completamente diverso dall'altro, quindi questa cosa è stata sicuramente uno stimolo per me sempre, un po' perché fa parte del mio modo di essere, un po' perché mi ha sempre incuriosito e da fruitore di fumetto e di animazione mi sono sempre piaciute interessate anche cose molto diverse tra loro, quindi poterle mettere in pratica attivamente è stata sempre una risorsa. Di contro è stato sempre anche un indice di difficoltà enorme, perché saltare di settimana in settimana da un progetto all'altro, soprattutto nei primi lavori che mi è capitato di affrontare, è stato una delle cose più difficili. Poi ritornare coerentemente sul progetto che ho abbandonato nei giorni precedenti. Quindi questa cosa della coerenza è una cosa a cui tengo particolarmente, che credo che con la maturità, insomma, sto piano piano raggiungendo finalmente, ed è forse lo scatto che mi mancava per essere parzialmente soddisfatto poi di quello che combino nel lavoro definitivo. Una cosa che continuo a fare, che assolutamente invece non voglio perdermi, è quello di sperimentare da progetto in progetto, anche all'interno di Dylan, sia che sia in bianco e nero, sia che sia colore, cerco sempre di, non a tavolino, ma con sempre un occhio alla storia, diciamo, uno scopo sempre funzionale a ciò che vuole narrare lo sceneggiatore in questo caso, cerco sempre di mettermi al servizio stilisticamente, quindi all'inizio del progetto faccio uno studio, una ricerca o comunque immagino mentre leggo la storia come sarà visualizzata la storia, diciamo, ogni volta non mi baso sul volume precedente perché nella mia testa probabilmente malata quello stile era adatto a quella storia lì e quindi ogni volta è come se in parte fossi io a disegnarla, in parte fosse un disegnatore nuovo a disegnare quella storia lì. È l'unico modo che ho che riesco per mantenermi vivo al 100% e attivo e volenteroso e voglioso di fare questo lavoro tutti i giorni. Su Dylan è stata una sfida sin dall'inizio. Diciamo che riepilogando il mio percorso, appunto, il primo disegno che facevo era grottesco a colori, poi la prova è stata per la Francia e realistico a colori. E in Bonelli mi hanno chiesto di fare una storia sulla collana Le Storie, scritta da Claudio Nizzi, dal nome Abissinia. E lì ho usato una mezza tinta. La mezza tinta è una tecnica abbastanza lunga da mettere in pratica, però è un punto di incontro, è stato il tramite. Diciamo, l'ho usato come traghettatore nel percorso per arrivare qua al bianco e nero. Dylan Dog è stata in particolare Miseria e Crudeltà, scritta da Gigi Simeoni, è stata il mio primo bianco e nero netto, quindi è stata una sfida che ho imparato in cui sono cresciuto man mano, insomma, facendola. Sono stato contento della reazione dei lettori, del loro accogliermi positivamente. Io sono convinto, insomma, di stare crescendo man mano, insomma, nel percorso del bianco e nero in particolare, ma insomma in generale come disegnatore, ma nel bianco e nero spero, insomma, che le prossime cose che usciranno, che ancora sono rimaste inedite, che sto realizzando e che ho realizzato, insomma, a seguire rispetto a quello che sarà la prossima uscita, spero che saranno accolte anche queste, diciamo, positivamente, perché io ci vedo dei progressi perlomeno nella mia consapevolezza. Quindi, proprio a proposito del discorso sulla coerenza che mi chiedevi prima, anche solo per la solidità e la coerenza all'interno di tutto il volume, credo di aver fatto passi in avanti. A livello espressivo sono sicuro di aver sempre dato un buon apporto alla storia, cioè nel senso su questo sono fa parte, diciamo, secondo me, insomma, di uno dei miei punti positivi, anche perché è una delle cose che noto di più anche da fruitore, di cui mi appassiono di più, insomma, il discorso sulla recitazione dei personaggi, sull'impatto emotivo della regia.
Per quanto riguarda invece la solidità degli ingombri, dei bilanciamenti della tavola, dei neri, i pesi dei neri e dei bianchi, e come staccare, diciamo, i piani, dare senza perdere in atmosfericità, eccetera, è una cosa su cui sono cresciuto man mano. Insomma. Il fatto di avere a che fare con un personaggio con una storia, insomma, così importante, appunto, siamo oltre i 30 anni ormai, se non sbaglio, del personaggio, anzi sì, senz'altro, e è stata da una parte una responsabilità, nel senso che c'è una storia dietro che ha coinvolto dei disegnatori di una caratura massima, insomma, e da un'altra ho la fortuna di avere a che fare con una serie che ha sempre brillato per la capacità di lasciare libero nell'interpretazione il disegnatore. Quindi mi sono trovato nella ricerca di un equilibrio tra due estremi, quello di rispettare il più possibile il personaggio e quello di andare a contro un po' quella che era la mia indole che dicevo prima, per cercare di dare comunque una mia visione, visto che tra l'altro il Color Fest si intitola Nuove Visioni, a maggior ragione nel Color Fest, ma anche lì dove ho avuto a che fare con la serie regolare, insomma, All Boy, quindi con il bianco e il nero, ho cercato sempre di trovare questo equilibrio tra queste due cose, insomma, spero di esserci riuscito, ma è una cosa che sta crescendo con me, che comunque muta ogni volta, appunto, per i motivi che dicevo prima, legati sempre alla storia a cui sto lavorando in quel momento. I progetti a cui sto lavorando sono molteplici. Sto lavorando a tre progetti per il mercato francese, di cui uno è proprio Carambolla, un altro è, diciamo, da disegnatore per Glénat, e infine uno da colorista per Delcourt. E diciamo, sto facendo un lavoro da concept artist per, diciamo, un cartone che vedrete distribuito, insomma, in una di queste piattaforme che conosciamo tutti, di cui però non posso fare il nome. Dopodiché sto facendo le copertine per Samuel Stern, per la Bugs Comics, insieme a Maurizio Di Vincenzo, che è un altro insegnante di scuola, e a Valerio Piccioni. E su Dylan, per quanto riguarda l'Indagatore dell'Incubo, sono al lavoro su due progetti di cui ancora non posso rivelare granché, ma insomma sono due progetti abbastanza corposi e importanti, per cui spero di poterne parlare presto.